dico che è arrivato il momento di realizzare la Brexit per poter rispettare il referendum, per poter andare oltre e affrontare le priorità delle persone, la sanità, il costo della vita. Realizziamo la Brexit in modo da poter riunire il paese dopo le divisioni del referendum, invece di farne un altro. È arrivato il momento che il Parlamento alla fine si assuma la responsabilità delle proprie decisioni. Noi abbiamo deciso di indire quel referendum, noi abbiamo promesso più volte di rispettarlo. Penso che la gente di questo paese ne abbia abbastanza. Questo Parlamento deve o farsi da parte e lasciare che il governo porti a termine la Brexit, o sfiduciare il governo e affrontare il giudizio degli elettori. Ed io affido questa dichiarazione alla Camera. Thank you, Mr. Speaker. Grazie Presidente, ringrazio il Primo Ministro per avermi dato in anticipo la copia della sua dichiarazione. Purtroppo è stata come la sua sospensione illegale del Parlamento. Nulla, senza effetti e da cassare, per usare le parole della Corte Suprema. Questi, Presidente, sono stati 10 minuti di baccano di un primo ministro pericoloso che crede di essere al di sopra della legge.